Buongiorno, bentrovati con questa edizione di mercoledì 15 febbraio del telegiornale di areacentese.com. In apertura di giornale la cronaca, perché nella giornata di ieri lutto cittadino istituito dal sindaco di Cento in occasione dei funerali del piccolo Michael Sanguin a 12 Morelli. C'era per noi Giulia Borgioli. Vediamo il servizio. Sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze. In tanti, ieri pomeriggio, sono passati da 12 Morelli per dare l'ultimo saluto al piccolo Michael Sanguin, scomparso venerdì scorso a soli 6 anni per colpa di una semplice influenza che però si è rivelata fatale a causa della patologia rarissima di cui era affetto fin dalla nascita, la malattia metabolica mitocondriale. Lacrime e commozione da parte di tutta la comunità centese e dei paesi vicini, che da ormai tanto tempo conoscevano la storia di Michael, dei genitori Gloria e Manuel e dei fratellini Fabian, Samuel e la sorellina Arianna. Una famiglia che non si è mai arresa e che ha sempre lottato, viaggiando fino a Vienna per il trapianto di cellule staminali, nonostante la consapevolezza dell'assenza di una cura per quella terribile malattia. Presenti in prima fila anche il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, e i rappresentanti delle forze dell'ordine, mentre accanto all'altare il gonfalone del comune e le bandiere delle varie associazioni di volontariato, Protezione Civile, Croce Rossa, ANA, ANC e AOP, ringraziati dalla mamma alla fine della cerimonia per il grande aiuto nel sostenere le cure assai costose. Ha vissuto solo 6 anni, ma sono stati 6 anni intensi per lui e per tutta la sua comunità di 12 Morelli. Se n'è andato con grande dignità tra le braccia della mamma, consegnando un esempio di perseveranza e lottando fino alla fine. Così lo ha voluto commemorare Padre Paolo durante l'omelia. Anche i compagni di scuola hanno voluto salutare il loro grande amico, ricordandolo come un guerriero che ha combattuto la sua battaglia sempre con il sorriso, attraverso un bellissimo disegno ricco di colori posto davanti al feretro bianco. Tantissimi applausi e la melodia delle campane hanno accompagnato poi il piccolo Michael in un cielo colorato da decine di palloni, mentre in tutto il paese suonava Guerriero di Marco Mengoni, la sua canzone preferita. Dalla notte al giorno, d'Occidente a Oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Continuiamo con la cronaca perché durante la notte i soliti ignoti, non sapendo come trascorrere la nottata, hanno pensato bene di tentare di dare alle fiamme il portone di Palazzo Piombini, il palazzo dove provvisoriamente dopo il terremoto del 2012 è situato il comune di Cento. Sentiamo. Intorno alle 3:30 un operatore di CMV si è accorto dell'incendio e ha dato l'allarme. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato i resti di una lattina contenente liquido infiammabile e i carabinieri cui sono affidate le indagini. I danni non sono importanti, il portale di legno di Corso Guercino è stato solo annerito dalle fiamme. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un gesto deplorevole da condannare. E siamo adesso al teatro. Ieri sera tutto esaurito alla Pandurera di Cento con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in uno strepitoso serial killer per signora. Vi facciamo vedere una piccola pillola dell'intervista realizzata per noi da Maria Ritatti. Il servizio completo e diciamo anche l'intervista completa la potrete seguire nelle prossime edizioni. Sentiamo insieme. Buonasera, siamo al Teatro Pandurera di Cento insieme a Gianluca Guidi I miei omaggi, salve. e Giampiero Ingrassia. Salve, salve a tutti. Questa sera porteranno in scena il musical, la commedia musicale Serial Killer per signora. Esatto. Gianluca, tu sei anche il regista, ci vuoi parlare un po'? Sì, so che ci tiene Giampiero sempre a farlo più prima di me, però No, no, però in questo caso, essendo Gianluca il mentore, è giusto che poi insomma ci rimane male, no.
È uno spettacolo basato, tanto l'originalità del fatto è che è un racconto di William Goldman, e da cui è stato tratto un film negli anni 60 con George Segal, E Rod Rod Steiger e Steiger, Lee Remick, che era la donna, l'Iremica. che si chiamava Non si maltrattano così le signore. Poi abbandonato, un film dimenticato, insomma, giustamente, anche dopo molti anni. E nell'85-86 un autore, un musicista di Broadway di New York, ne ha scritto un musical. Ma sì, soltanto ad un palpito in qua si viene e si fa, differenza non fa. Quando un palpito breve, un palpito lieve, ti porta quel tanto più in là. Simpaticissimi e bravissimi, la coppia Ingrassia Guidi, come dicevo prima, l'intervista completa la potrete seguire nelle prossime edizioni realizzate per noi da Maria Ritati. Per oggi è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, l'appuntamento è sempre per le ore 12 e domani sempre qui da ariacentese.co. Grazie ancora dell'attenzione.